Palazzo Trotti, Vimercate. Il palazzo fu costruito intorno alla metà del 600 dalla famiglia Secco Borella, feudatari di Vimercate, anche se prende il nome dalla famiglia Trotti, ultimi proprietari e detentori del feudo dal 1739. Il salone principale, dedicato a Cleopatra e usato come sede del tribunale feudale, è l'unica sala interamente affrescata. Sopra le porte, figure femminili a mezzo busto, che raffigurano la pittura, la scultura, la musica. Nella tavola che regge la matematica, la cifra 1705 sulla prima riga indica la data degli affreschi. Nel fregio sono narrate le storie di Cleopatra, con la storia d'amore tra la regina d'Egitto e Marco Antonio, che si conclude con il suicidio di Cleopatra. Altre sale affrescate nei primissimi anni del Settecento sono la Sala di Ercole, quella di Minerva e la Sala di Semiramide, che contiene importanti dipinti con personaggi della famiglia Secco Borella e Trotti. Altre sale furono affrescate attorno al 1750 dal pittore ticinese Giuseppe Antonio Orelli, uno dei più brillanti interpreti del barocchetto lombardo. Nella incantevole Sala di Atalanta è narrata la storia della fanciulla capace di sconfiggere nella corsa ogni pretendente alla sua mano, che viene poi sconfitta dalla vista dell'oro e costretta a sposarsi. Nella Sala dell'Olimpo, che fu dipinta per prima da Lorelli, nella scena con il banchetto con Giove e Giunone, si riconoscono altri dei: Mercurio, Venere, Plutone, Nettuno, Bacco, tutti intenti a bere e a mangiare. Di fronte al banchetto, Apollo e le sue muse. La grazia di Apollo e la bellezza delle muse raggiungono il vertice nella suonatrice di viola, con il manto giallo che fuoriesce dalla cornice, un classico espediente della pittura barocchetta per dare movimento e ritmo agli affreschi. L'ottimo stato di conservazione degli affreschi, uniti ai bei soffitti dipinti, all'importante quadreria, ai camini e agli altri elementi di arredo, fanno di Palazzo Trotti uno dei più ricchi e felici esempi di dimora signorile nella Lombardia settecentesca. Il palazzo dal 1862 è sede del municipio di Vimercate.